dove che andiamo? Ora è il dove. Orribile. No. Fermo. Aurora, che cosa stai facendo? Il ballo di mercoledì. Aurora, cosa succede? Aurora? Non mi chiamo Aurora, mi chiamo Mercoledì. Che cosa? E tu chi sei? Io sono Mercoledì e non sono Aurora. Dov'è la mia Aurora? Mamma, ho paura. C'è questa camera tutta rosa. Cosa vorresti dire? Niente. Io sono magnifica. Cos'è questa roba? Oh, vestiti colorati. E questo sarebbe l'armadio di Aurora. No, soltanto il nero. No! Nero. Oh, tutto ancora rosa. Come ti chiami tu? Ludovica. Nome brutto. Io Mercoledì. Bello il mio nome. Andiamo a vedere un po' questa casa. Oh mamma mia, ma che è un incanto di barba lunga. Ludovica! Questo chi sarebbe? Il mio cane Leo. Fermo! Che schifo! Però, adesso che ci penso, potremmo cucinare. No! Non ci pensare! Ferma! Che schifo! Ti prego, lascia stare il mio Leo. È solo un cane, non fa male a nessuno. Peccato che non fa male a nessuno. Ma presto ti farò del male io. Adesso dove va? Barbalunga? La pagherai. Voglio vedere i tuoi vestiti. Cosa hai osato dire? Barbalunga. Chi è questo Barbalunga? È cattivo. È cattivo? Un po'. Allora lo voglio conoscere. No, no. Ferma! No. Zitta! Zitta. Ma è nero! Aspetta! È nero, è nero! Cosa c'è scritto? Ludovica Aurora. Aurora Ludovica. Orribile. Cosa stai a guardare? Vattene via. No. Vattene via. No. Guarda che io vedo tutto. Ti ho detto di andare via. Fuori dalla camera. Ok, tu guarda. Dove eravamo rimasti? Basta! Scusa, ma non ti mandi tu? Questa è camera mia. Cos'è questo schifo? È un muffin. Ferma! Grazie al cielo che non te l'ho lanciata. Perché potevo pure romperti tutto quanto il lampadario. Cos'è questo poster? Ci deve stare il poster di Mercoledì. Non di queste due.
brutte e antipatiche. Io sono Ludovica e per caso tu saresti Aurora, ma adesso sei Mercoledì. Sarei questa qua? Sì. Questa dolce ragazza brutta e antipatica? Sì. No! Adesso sei Mercoledì. Sono Mercoledì. Adesso provo a addolcirla un po'. Mercoledì? Dimmi. Vuoi un panino con la Nutella? Non mi piace la Nutella. La Nutella è nera. Mi fa schifo. La Nutella non è nera, è marrone. Io mangio soltanto carne viva. Vabbè, allora me la faccio io. Fermo. Te lo faccio io. Sarebbe la cucina di Ludo? Prendiamo questo pancarello. No! No la Nutella. Voglio sangue, sangue. Sembra sangue. Qui andiamo di sangue. No, ancora, ancora. Anche di qua. Sarà squisito questo panino. Ah, voglio mangiarmelo io, no. Se lo deve mangiare quella. Arrivo. Sangue. Che schifo, ma io volevo una Nutella. No. Ti ho messo il sangue. Mia sorella le fa più buoni i panini. Cosa hai detto? Niente, tu li fai più buoni. No, mamma, grazie, non ho più fame. Vuoi la posare tu? Io ho altre cose da fare con quel cagnolino. No, come si chiama? Leo. No. Chiamiamolo Scheletrino. Vieni qua, Scheletrino, che ti faccio due grattini. Ciao. Vieni con me. Mi dispiace di averti svegliato, ma abbiamo cose più importanti da fare. Siediti, stenditi. Bravo, vedo che mi ascolti. Puzzi un po' troppo, però. Lascia stare il mio cane. Vattene via. Na na na. Na na na. Fermo. Stai fermo. Lascia il mio cane. Non mi toccare. Lascialo. Ti ho detto di stare ferma. Ma visto che non mi vuoi ascoltare, scusami. Mi costringe a fare questa cosa. Che bello. Che dov'è? Mettiti seduta e non muovere nemmeno un muscolo. Aiuto, Zeta! Aiuto. Metti i piedi dritti. No, tra poco, amore mio. Basta. Vattene via, Lea. No, scherzi. Dai, basta. Sì. Ti ho detto di stare in silenzio. Aiuto! Tu non mi vuoi ascoltare, allora vuoi che io faccia di peggio? No. E allora devi stare in silenzio. Eravamo rimasti. Fermo. Ti ho detto di stare fermo. Tu non vuoi stare fermo? Allora vuoi che io faccia la stessa cosa che ho fatto con la tua... Padrona? E allora mi vuoi fare proprio arrabbiare, per tu. Non mi toccare le treccine. Lascia stare il cane. Ti ho detto di stare in silenzio, Scheletrino. Che cosa hai osato dire? Niente, ho detto che stai facendo la brava. Sento dei rumori fuori alla porta. Tu hai dei genitori, Ludovica, vero? Sì. E sono fuori.
Perché sono fuori in questo momento? No, perché sono andati a fare la spesa. E quindi sono fuori. Benissimo, appena torneranno mi presenterò. Però adesso sai cosa c'è? Mi devo proprio riposare. Buonanotte. E non ti azzardare a slegarti o a muoverti. Cosa sono questi rumori? Niente. Ti sei liberata? Allora hai cercato di liberarti. Allora sai cosa c'è? Mi attormento vicino a te. Così? Se, anzi, metto proprio la testa sulle tue gambe. Buonanotte. Shh! Non piangere, ho detto buonanotte. Un'idea! Visto che lei si è trasformata quando ha fatto il TikTok di mercoledì, se lo faccio di nuovo diventerà la mia sorellina. Che ne dici se facciamo il TikTok di mercoledì? Del tuo bello che è così bello? Ah, intendi questo? No, no, prendiamo il faro, facciamolo per bene. Ok. Però prima mi devi liberare. Aspetta, devo prima esercitarmi. Ok, sono pronta. Ora mi puoi liberare? Sì. Ok, andiamo in cameretta. Che caso che non sono riuscita a cucinare lo scheletrino. Vabbè. Dai, mercoledì balla, io non li conosco i passi, fammeli vedere. Ma qui? O vuoi che te li faccia prima vedere e poi lo facciamo insieme? No, insieme no. Lo voglio fare da sola. In che senso? Oddio, non mi sento bene. Ma che cosa è successo? E perché tu e Leo mi state abbracciando? Barbarunga me la pagherà. Perché? No, no, è una lunga storia. Cosa ho fatto, Barbalunga? Ti ha trasformato in qualcosa. In qualcosa? In mercoledì! Cosa? Quello del film? Eh? Sì. Volevi cucinare no. Leo. Che cosa? Ma non hai cucinato. Volevo cucinare Leo. Te mi ha legata, mi ha dato il panino con il sangue. Mi sono preso un sacco di spavento. E poi tu mi buttavi i panni giù. Meno male che sei tornata da noi. Non fare più quel TikTok di mercoledì. Ah, oh, ma lo devo pubblicare. No, no, no. Perché no? No, perché se no ti... Ma dai, è bello. No, no, no. No, non parlo. Benzema. Ma parlo. Ok. È un balletto, non è che... Non parlo. No, aspetta. Ricapitolando, io volevo cucinare Leo. Poi mi hai impigliato con una cosa che è Halloween. Hai carezzato Leo con la mano del scheletro. Ti ho fatto il TikTok e sei... E cominciate a lavorare. Di testa. No, io continuo a non capire. Vabbè, posso me lo pubblicare? No! Non stai lontana dal telefono! Ok. Non capisco perché tu non voglia che io mi avvicini a questo telefono. Mamma mia, per cosa ho scappato. Adesso me ne posso andare tranquillamente sul divano a guardare i nostri video.
Lo voglio rifare perché sinceramente non mi piace il frigo.